Vediamo in questo video. Ti piace se un uomo ti bacia lì? E prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, e Massimo Tremasco Ufficiale su TikTok, su tutti i miei canali YouTube ovviamente, e metti un like, condividi il video con i tuoi amici. Se vuoi fare una piccola donazione al canale, basta che vai sotto il video e clicchi su Super Grazie per una piccola donazione, basta anche un caffè e ben accetto. Se invece vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, basta che vai nella home page, tastina abbonati, vicino alla tastina iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. Se non lo vedi con l'app del cellulare, tastina abbonati, vai con il computer. E adesso veniamo al tema. Ti piace quando un uomo ti bacia lì? Allora, come dire, c'è chi dice sì, c'è chi dice no. È interessante questo perché ci sono da tenere presente alcune cose. Intanto, c'è da dire che non bisogna in queste cose, secondo me, dal mio punto di vista, mai avere sensi di colpa, no? Perché sembrerebbe strano, ma nonostante tutto, le statistiche dicono che ci sono molte donne a cui non piace essere baciate lì, che poi probabilmente possa dipendere dal tipo di uomo, non soltanto dall'aspetto tecnico, ma dal modo di fare, da come lo fa. Questo è un altro punto di vista, è vero, sicuramente. Come è vero anche il contrario, anche a molti uomini potrebbe non piacere come una donna, diciamo, agisce, insomma, sul ciccio bello. Quindi, de gustibus non disputandum est. L'importante è capirlo e magari non fare delle cose che una donna, questa è una cosa importante, magari non le va di dire che non le va, e quindi mai sopportare, tra virgolette, delle cose che non ti piacciono e che non ti danno piacere. Comunque, diciamo che molte donne, da un certo punto di vista, nonostante ci sia, abbiamo vissuto, diciamo, un'emancipazione, ritengono che ricevere, di essere baciate, insomma, lì possa essere considerato un atto, tra virgolette, sporco, oppure contrario, insomma, a quello che è il loro codice etico, con quella che è la loro educazione fondamentalmente. Ovviamente tutte, come dire, le pratiche è necessario sperimentarle ovviamente per capire se ti piace o se non ti piace, e tra virgolette sarebbe anche necessario sperimentarle con più persone perché, come dire, questo è un po' oggi meno sicuramente, ma il problema che avevano molte donne del passato, diciamo che avendo tutto sommato poche esperienze, diciamo, generalizzavano, no? Ecco, quindi, ed è importante anche per una donna, dovrebbe essere importante anche il piacere o non piacere, l'intimità emotiva che si crede con questa persona. Allora, tendenzialmente, apparentemente dovrebbe essere una pratica che piace a tutte le donne perché un uomo normalmente dovrebbe andare a stimolare proprio quelle zone, quelle parti che rappresentano, come possiamo dire, l'eccitazione femminile per eccellenza, dove ci sono concentrate tutte le terminazioni nervose che, quando stimolate, attivano i centri del cervello in cui si genera il piacere. Però, può anche, diciamo, risultare sgradevole, ripeto, sia perché potrebbe andare contro il proprio codice etico e quindi, come dire, avere un sabotatore esterno che ti mette un po' il bastone tra le ruote, oppure perché l'uomo magari
eccessivamente irruento, no? Si butta proprio come se fosse, insomma, un qualcosa da mordere, è quello. E quindi lì effettivamente bisognerebbe che questi maschietti, diciamo, avessero la capacità di calibrarsi. La calibrazione è fondamentale, perché se lui è scarso da questo punto di vista, può, diciamo, creare delle cose che non vanno. Ma comunque sia, ci sono delle donne a cui non piace. Ora, se non ti piace. E ci sono uomini che a cui piace e a cui non piace. Anche qua è un qualcosa di veramente soggettivo questo. Quindi io credo che il fattore complicità sia veramente molto importante in tutti i tipi di relazioni. Alcune pratiche, diciamo, che magari possono non piacere quando non c'è conoscenza, quando non c'è intimità, quando non c'è complicità, possono piacere, ma non bisogna mai viversi dei sensi di colpa, perché la sessualità deve essere un piacere, deve essere un qualcosa che si fa con piacere, quindi non bisogna sentirsi sbagliate o frigide se non ti piace una certa cosa, come la stessa cosa vale per gli uomini, non è che devi sentirti sbagliato, impotente, se magari con una donna non ti va, non ti piace. Anche qua poi ne parlerò, magari farò un video ad hoc da questo punto di vista. Quindi, quello che ci sono donne che magari lo chiedono esplicitamente, altre che non lo chiedono, però il tentare, provare può essere una buona cosa senza crearsi grandi aspettative. Sono quelle pratiche che comunque, diciamo, richiedono il lasciarsi andare. Tra virgolette, sembrerebbe sempre dalle statistiche che questa pratica riesca meglio quando venga fatta tra due donne, fondamentalmente, perché probabilmente però ovviamente anche lì, cioè, quindi anche perché probabilmente avviene più naturalmente tra le coppie di lesbiche, questo dipende. Un altro motivo, diciamo, per cui le donne possono essere un po' inibite è delle ansie, diciamo così, scatenate da alcune domande. Sarò depilata bene? Oppure non sono depilata? Oppure avrò un buon odore? Ecco, tutte queste cose, avrò un gusto fastidioso. Ecco, tutte queste cose possono generare imbarazzo e questo tipo di imbarazzo può bloccare, diciamo, il piacere fondamentalmente. Ecco, quindi bisogna, da questo punto di vista, lasciarsi andare e concentrarsi su se stessi, sulle proprie sensazioni. Stesso discorso vale per gli uomini nella pratica inversa, ovviamente. Quindi il lasciarsi andare, l'avere una capacità di abbandonarsi alle proprie sensazioni, quindi vivere il momento presente è fondamentale, perché se mentre viene fatta questa cosa, tu inizi a pensare a questa, quest'altra cosa, è, come dire, inevitabile quasi il fastidio. Quindi il lasciarsi andare, il concentrarsi sulle sensazioni è quello che ti può far veramente capire se una cosa ti piace o meno, e quello che ci piace dobbiamo in qualche modo cercare di promuoverlo. Quello che non ci piace, senza nessun problema, dobbiamo abbandonarlo. Bene, per questo video è tutto. Metti un like, condividi il video con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Se vuoi fare una piccola donazione al canale, ovviamente basta che vai sotto il video e clicchi sul tastino Super Grazie e fai una piccola donazione, ben accetta. Se invece vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, basta che vai nella home page, tastino Abbonati, che sta vicino al tastino Iscriviti, e poi selezioni l'abbonamento che preferisci. E per questo video è tutto. Bene.